Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui ragazzi per l'analisi di Chelsea Milan 3-0. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale YouTube, in descrizione trovate tutti i link per seguire Milan Insight dappertutto e il sito internet www.cmilaninsight.com. Allora ragazzi, c'è poco da dire sulla partita di ieri, brutta partita in totale, in generale, brutta prestazione, brutto spirito, brutto risultato, brutto collettivo, brutti singoli, niente di positivo ieri. Motivo per cui il risultato è meritato. Chelsea ha meritato di vincere. Noi abbiamo costruito una sola palla gol nel sul finire del primo tempo con la doppia occasione con De Ketelaere e Krunic. Milan che ha fatto molto male. E che non faceva così male in termini di tiri effettuati dall'ottobre 2021, dalla partita persa 1-0 contro il Porto. Lì allora ci furono solo 3 tiri effettuati, ieri solo 4, di cui 2 nella stessa azione che abbiamo appena raccontato. Quindi capite bene da soli che è andata male. Ripeto, poco da dire. È chiaro che con i se e con i ma non si può ragionare, diciamo, non si fa niente, però regalare 4-5 titolari al Chelsea e non averne in totale 6 o 7 su cui può contare, diventa difficile affrontare una corazzata del genere che, come si è visto ieri, toglie Sterling, mette Havertz, toglie Mount, mette Gallagher, toglie Kovacic, mette Jorginho e via dicendo. Ripeto, è chiaro che dispiace, fa male. Non ci sarebbe nemmeno da mettere un però in tale frase. È chiaro che molto semplicemente l'amore che noi tutti i tifosi proviamo per il Milan non va a svanire dopo una partita, questo è chiaro. Ed è in partite come queste che bisogna rimanere accanto alla propria squadra. Già a partire da sabato, dove ci sarà una partita molto importante contro la Juve, dove potrebbe forse recuperare uno degli infortunati assenti ieri, ovvero Theo Hernandez. A proposito, auguri a Theo oggi che è il compleanno. Quindi potrebbe recuperare Theo, però, signori, permettetemi una piccola deviazione. Non vado a finire nei voti che poi tratteremo domani. Però, ragazzi, Dest. Difficile da commentare, difficile veramente. Sono allibito dalla prestazione di Dest. Ripeto, per quanto tutti abbiano fatto male ieri, però non è azzeccato, un passaggio non è azzeccato. Impressionante, negativamente. Va bene, comunque. Tornando relativamente alla nostra analisi, raccontiamo un po' la cronaca velocemente della partita con il Chelsea, con il Milan che nemmeno parte male perché tiri pallino in gioco, il Chelsea giocava di rimessa, c'è stata quella serie di calcio d'angoli dove noi abbiamo regalato. Ah, ragazzi, è chiaro che se oltre alle differenze di organico, di rosa, di giocatori a disposizione, ci mettiamo pure gli errori individuali assistiti ieri, perché su tutti e tre i gol ci sono errori individuali.
Quindi dicevo su calcio, una serie di calcio d'angolo, il Thiago Silva la prende per 3 volte di testa, la terza volta è quella buona perché Tatarusano le spinge male, Bennacer marca male su Thiago Silva, già che stava Bennacer perché Thiago Silva è tutto lì, poi marasma generale in area di rigore, il pallone alla fine è gol di Fofana. Il Milan, come ho detto prima, ha una sola grande azione che sulla fine del primo tempo, con Leao che salta. Spezia il raddoppio di James e Chalobah, che era entrato per Fofana infortunato, dentro per De Ketelaere, tiro, parata di Kepa, Krunic si mangia il gol, sia pure sia stato deviato, penso, se ne mangia purtroppo. Comincia il secondo tempo, c'è la stessa modalità, Milan che tiene il pallone, Cessi che gioca di rimessa, ma quando riesce a stendersi fa male. Perché su un cross di James, Tomori buca l'intervento, Aubameyang fa 2-0. Lì praticamente la partita è finita. Perché poco dopo Sterling riceve palla al limite dell'area, Ballo Touré non scappa in tempo per prendere James che riceve palla, botta sul primo palo e 3-0. A quel punto il mister ha capito anche lui che ormai la partita era andata e ha fatto rifiatare un po' i vari Leao, Bennacer, Giroud. Insomma, quei pochi che poteva far riposare, dando anche minuti a Origi, Rebic, Pobega e quant'altro. Però per la partita di ritorno forse opterei per giocare a specchio. E quindi con un 3-5-2 con Kalulu, Gabbia e Tomori, Dest e Theo Hernandez si recupererà. Poi ci metterei Tonali e Bernasé e davanti Leao, De Ketelaere e Dietrocito. Almeno i pareggi sulle fasce che ci hanno annientato, 3 contro 3, uomo su uomo in fase difensiva e dobbiamo giocarla così, sperando, ripeto, di recuperare qualcuno, ma forse l'unico che recupereremo è Teo. Questo è quanto, ragazzi, ci vediamo domani con le pagelle che saranno chiaramente una tragedia. Io vi ringrazio, vi invito ad essere oggi più forti di altre volte, ad amare oggi più degli altri giorni i colori rossoneri e il nostro Milan. Vi ringrazio, vi ricordo ancora una volta il like, l'iscrizione qui, link in descrizione per seguirci dappertutto, il sito internet e sempre Forza Milan.